sono pronta a presentarvi i Mattia Bazar. Eccoli qua. Dove sono? Forza Antonella, corri, corri. Ragazzi, buonasera. Ciao. Buonasera. Dunque, come va la vita? Bene. Basta, io con voi l'intervista l'ho finita perché dovete andare a preparare gli strumenti. No, non vorrei fare la femminista, ma fermiamoci un attimino io e te insieme. Antonella, tu sei molto spesso in nero. Come mai? Amo questo colore perché è misterioso, affascinante. È proprio vero. E questi capelli chi te li ha tagliati? Ma un'amica che ci segue in tournée. Sì, perché una vostra prerogativa è quella di avere sempre un'immagine diversa, ma sempre molto sofisticata e molto elegante. Beh sì, amiamo non fermarci su un cliché solo perché questo cliché al limite è diventato di moda. È vero, i Mattia Bazar sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Come si intitola il tuo nuovo album? Melancolia. Melancolia. E la canzone, no, che suono ha? Prima di lasciarti ancora un attimo voglio sapere che tipo di suono avete creato questa volta. Ma in questo album penso che ci sia una musica molto emotiva, diretta. È un album diverso da quelli fatti sino ad oggi ed è da ascoltare, non posso descrivervelo in pochi minuti. Sì, senti, siccome i ragazzi non sono ancora pronti, mi fai una confidenza? Ma tu sei fidanzata? Ma sì, va. Pensa come sarà contento lui con questa concessione così dall'alto al basso. Ma insomma, sei felice? Non amo molto parlare delle mie storie, comunque sono contenta, certo. Sei innamorata, insomma, almeno diciamo. Sto bene, sì. Questo mi fa molto piacere, vedo che i tuoi ragazzi sono pronti, prontissimi, sono curiosi di sapere quello che abbiamo detto, ma noi non glielo diremo mai, naturalmente. Non lo sapremo mai. Allora, Ti sento è il titolo di questa canzone straordinaria, dove tutti sono bravi, ma lei canta come un angelo. Vai pure. Mattia Bazar, Ti sento!